impazzisce di gioia lo stadio Arechi per questa splendida vittoria della Salernitana. Rossi, pallone in fallo laterale con le mani, si aspetta soltanto il triplice fischio finale di Ceccarini. Bisogna soltanto aspettare, non perdere la testa. Colonnese, Djorkaeff per Winter, Bolic per Giampaolo, che ha coronato con uno splendido gol la sua partita. Rossi, Ametrano, scalciano Ametrano e Colonnese. Paolo Sosa sul pallone, finita, è finita, terminati anche i 4 minuti di recupero, ora deve soltanto fischiare Ceccarini. Winter, Giacomo Tedesco, Del Grosso, Coe riesce a rubare palla, se ne va Coe, poi Del Grosso ritorna su di lui. Prestazione quella di Alessandro Del Grosso, anche se oggi è difficilissimo fare una classifica, sono veramente stati tutti eccezionali. Djorkaeff per Bennacco e Acefusco, il Monterino Granata che spazza la propria area di rigore. Ceccarini deve soltanto fischiare, è andato già un minuto oltre i 4 di recupero. Djorkaeff centralmente per Colonnese, Ronaldo, il tiro, Belli, mette il suo sigillo alla partita. Poi Colonnese va in contatto con Belli, e ci voleva, no, la parata di Belli, Fulvio? Anche conclusione, anche lui a dimostrazione della perfezione di tutti i giocatori che sono scesi in campo, del tecnico che ha dato una nuova fisionomia a questa squadra, una squadra che ha dettato legge contro una grande squadra senza mai essere impensierita. Belli, il rinvio, Mannucchi di testa, fischia Ceccarini, è finita! Salernitana batte Inter 2-0. Gran partita, grande vittoria, gran soddisfazione per Francesco Oddo, che così saluta con una vittoria bella, netta e convincente il suo esordio sulla panchina salernitana allo stadio Arechi. Davvero una gran partita. Intanto rivediamo l'unico sprazzo di fenomeno. Belli interviene su Ronaldo, bravissima la salernitana, protagonista di una gran prestazione. 2-0, i gol ricordiamo di Di Michele e Giampaolo. Ora Otto va a salutare i tifosi della Salernitana che hanno tenuto la squadra su fino all'ultimo minuto.